E anche se sera, buongiorno signori. Oggi commentiamo la Lobby 2B, gara 3 del Fast Ranking. E sono solo, spero che inquadrerò le parti migliori della gara. E niente, al momento i ragazzi si stanno impraticando, impratichicchiando al momento. E non so, penso si stiano nascondendo, perché questi tempi non mi sembrano tempi da qualifica, i tempi mostruosi che sicuramente ci faranno vedere tra poco, quindi sarà tutto da vedere. Ancora stanno soltanto giocando i ragazzi. Qua abbiamo Nivers, numero 23, il nostro WRT. Poi Franci Palme, Gigi Schumi. Lui non dovrebbe essere qui. Lui non dovrebbe essere qui. Ma sti casi. Enzo, Superclub, degli RRM. Gli RRM sono in testa al campionato. Da quello che so, decideranno la loro macchina per primi per il campionato. Quindi la GR3 potranno deciderla per primi. Se non sbaglio noi WRT saremo la seconda scelta. Quindi aspettiamo. Aspettiamo l'inizio della gara. Vediamo qua intanto. Qua non mi sembra che qualcuno, qualcosa si stia muovendo per cominciare. Strano perché penso che siamo tutti. O magari manca qualcuno? Non ne ho idea. Vabbè, guardiamo qualche onboard, guardiamo. Qua. I nostri RRM. Guardiamo un onboard di Superclub che fa un 2.77. E non lo so, io lo ripeto, secondo me questi sono. Eccolo, già si sta migliorando. Secondo me questi non sono i tempi che ci faranno vedere tra poco. Secondo me sono molto alti. Tanto vedo. Ok, 2 minuti allo start della qualifica, perfetto. Tanto Superclub 6 decimi fucsia. Vediamo, vediamo cosa questo giochetto porterà. Vediamolo. Potevo uscire un po' più largo, ma non credo sia un problema. Perso un pochino nell'ultimo settore. Però sì, penso, sfruttando la scia del Cook non me ne sono reso conto. Non so se questo sia un po' come. Però, un 2.74, ripeto. Sento che secondo me sia il Cook che ha già fatto un 2.78, Enzo che è un secondo e due, è lontano un secondo e due da Superclub e anche gli altri stanno soltanto giochicchiando al momento, ne sono sicuro. Stanno belli attaccati al muro. E non lo so, sinceramente non so chi vincerà.
questa lobby, non sono molto informato sull'andare della lobby 2B. Anzi, ora mi guardo anche i punti che hanno questi piloti. Punti, girone 2B. Diciamo che il Cook ha un bel vantaggio di 15 punti. Non lo so, mi si dia a fare le addizioni, sono molto pigro nella matematica, anche se sono addizioni di tipo 7 numeri, ma sti cazzi, mi si batto le palle. È un bel vantaggio comunque, su Super Cloud. Chissà, Cook potrebbe rimanere primo se Super Cloud facesse quarto posto, penso, mi si dia a calcolare, mi secca. Comunque sì, è una battaglia che andrà molto sul sicuro per il Cook. Potrebbe tenersi un secondo posto e starsene tranquillo nella sua prima posizione, anche se i cazzi questo non è campionato vero e proprio. Non so se sentite l'eco, perché mi sono accorto ora che avevo il cavo per caricare le cuffie attaccato. Magari ora l'audio si sente meglio. Comunque, quando parte sta cazzo di gara? Penso che 2 minuti siano già partiti, no? Ecco, go. Ehi, sono un orologio svizzero. Sono passati 2 minuti e già ero puntato sull'andazzo. E quindi lo diamo il via? Diamo il via alle qualifiche. Vediamo, vediamo. Puntiamo. Prima a partire il Remix, seguito da Shumi. Dietro c'è il Cook. È un buon PCL16. E viene seguito da Francipa Remix. E dietro abbiamo RRMS, seguito da Nivers. Un buon Matthews 9. Super Cloud alla fine, magari magari Super Cloud vuole stare lontano, vuole prendere il giusto della scia per trarne vantaggio, ma non vuole troppi problemi, almeno da quello che mi sembra di vedere. Vediamo gli altri come stanno, se mi sembrano tutti bene in linea tra loro, e qui ci potrà essere un po' di rallentamento, perché io fossi in Francesco Mix rallenterei un pochino. Non è una cosa molto buona stare così accostati, si perde molto. CL16 si è staccato molto dal Cook, mentre il Cook Remix Shumi, diciamo, è dopo questo mi sa che ha perso. Ma diciamo che non è un vero problema. L'importante è prendere la scia nel dritto. E penso che tra tutti questi, quello che ne trarrà maggior vantaggio, quelli che ne trarranno maggior vantaggio saranno Supercloud, Matthews e il nostro buon Remix. Vediamo, sta finendo il giro di Outfap. Vediamo come si comporteranno, vediamo se non usciranno dal primo giro. Vediamo. Perfetto, Remix.
tutta la scia per restare sui 2,58 per la salita. Il miglior modo, se a parere mio, di sfruttare questa scia. Però non lo so. Ok, bene, rimane staccato da Gigi Shumi. Questa è un'ottima cosa. Ottima, ottima cosa. Vediamo dietro intanto. Io, fossi in quelle 16, mi staccherei. Che poi provoca anche tensione. Vediamo dietro. Che diciamo che sono tutti con la scia, nella maggior parte. Hanno tutti la scia per il dritto, almeno quello. Una grossa problematica di questo circuito è che quando si sta in scia nelle curve si tende a essere buttati fuori. Quindi è come stava per succedere a Matthews. Quindi i piloti dovranno avere molta pazienza, molta calma e tranquillità nel cercare di non farsi buttare fuori, perché non ci vuole niente, un attimo e si sbaglia. Vediamo, andiamo da Gigi, vediamo che tempo fa, ma penso che Remix farà un tempo più veloce. Io l'ho visto, non so se magari ha sbagliato, vedo che dietro c'è Pagani e non lo so, magari Remix avrà perso un po' di tempo. Vediamo, vediamo il tempo di Gigi. Il primo a passare dal traguardo. 2, 2, 3, 5, un bel 2,8 basso, seguiti da Remix, sale il Puck Francipalmix, un 2,7,3, io lo dicevo, e lo dicevo che quelli mi sembravano tempi troppo da giochetto. Però questa ancora è il primo giro. Questa ancora è il primo giro. Tanto Super Claude si mette in terza posizione con un 2,7,8 solido. Gigi Shumi l'abbiamo visto. Enzo, secondo e 2, 2,8,6. Nivers, 2,8,8. Si abbasseranno. Non sono piloti da 2,8 alto. Sono sicuro, anche il Remix. Ci ho giocato con Remix ed è un bello showdown. Quelle 16. E poi l'ultimo, Matthews, che sicuramente, avendo 4 secondi, avrà sbagliato qualcosa. Sì, aveva sbagliato nell'ultimo settore. Adesso che ricordo. Va bene. Vediamo, c'è qualcuno col fucsia? Non lo so, guardatemi tipo. Vediamo appena passa per il terzo settore Messi. Più 302. Errorino di CL16. Vediamo davanti. Torniamo da magari Francipalmix. No, aspetta. Sempre Gigi. Gigi è quello in testa. È un po' di confusione. Ok, si migliora di 2 decimi il suo giro per poco, ma magari con la trazione, non lo so, potrebbe superare Superclub. Non lo so come è uscito dall'ultima curva. Di solito se stesse più larghi si perde inizio, ma si recupera un po' di trazione. E non lo supera per 73 millesimi. Peccato. Qua dietro non mi sembra che si sia migliorato qualcuno. Matthews invece si è migliorato. Milik purtroppo non si è migliorato. Mix nemmeno. E purtroppo le qualifiche sono così. Purtroppo le qualifiche. Quanto non fai coglioni, perché odia sia il giro in mezzo. Queste sono le qualifiche, sfortunatamente. Vediamo, andiamo da Gigi, cerchiamo di vedere tutti. Vediamo, adesso passerà nel
settore 56 millesimi per Gigi. No, non si può fare. Giustamente non posso vedere chi è dietro Gigi. È un casino, restiamo di Gigi. Facendo telecronaca da solo mi secca a cercare chi sta dietro Gigi e... Insomma, combinare un macello. Stiamo tranquilli. Però, l'ho visto battere verso quello che stava disperatamente racimolando, insomma. Troppo errori, magari è perché lo vedo lanciare. Non lo so, magari non gli sta facendo il suo. Vediamo di dietro. Meno dietro. Ci c'è andato l'arco, ma penso che l'abbia fatto apposta, penso che l'abbia fatto per prendere la scia di del Cook. Io 58.000, va bene. Vediamo CL16 che sta dietro, meno 2.2, potrebbe salire, penso alla sesta posizione, potrebbe prendere un non ne ho idea. Vediamo se c'è qualcuno che si migliora. Passano Nivers. Non si migliorano. CL16 passa pure Renzo. Benissimo, intanto dietro. Si migliorano dietro. Siamo davanti intanto. Non vedo netti miglioramenti. Comunque ci stiamo attrezzando. Sì, Michele, ti apro la porta. Ci stiamo apprestando all'ultimo giro e io non so chi guardare, non so chi inquadrare, non so che cazzo fare. Guardiamoci a Superflood che sta a 106 millesimi di distacco. Facciamoci un onboard con lui, vediamo. Mi sembra un buon giro, sembra. Guardiamo il secondo settore, vediamo se si sta migliorando. Scherzavo, non era proprio un ottimo giro. Vediamo se Franci Palmix c'ha qualcosa da dirci qui. Vediamo. Adesso attraverso il terzo settore più 1.4. Vediamo dietro. Più 7.3. Qua già ha superato il settore. Guardiamo dietro. Più 2.5. Già ha superato il settore. Già ha superato il settore. È diverso. Ah, peccato, scodatina. Va bene, andiamo da... Non lo so, sono confuso. Facciamo finire la qualifica così. Bene, non ho visto netti miglioramenti in questo giro. Quindi, da quello che possiamo constatare, penso che Franci Palmix abbia la pole position tutta per sé. C'è la smentita? Niente smentita, mi sa. Quindi Superflood a 106 millesimi di distacco, seguito dal Cook 236 millesimi da Superflood. E vabbè, vediamo qui. Insomma, sì, dai, non sono così distanti tra loro, soprattutto i primi 5. Perfetto, fatemi fare un attimo lo screen. Qua facciamo lo screen. Perfetto, se no Gigi si incazza. A posto, 3 minuti allo start. Un po' confusionarie queste qualifiche. Però dai, non sono andate così male. Intanto potrei anche levare la musica di sottofondo. Attenzione. Perfetto. E non lo so. Pipi. Che in inglese significa pisello. Gigi, perché scrivi pisello nella chat? Perché questa maleducazione?
Comunque, non lo so, si apre il Toto Piloti. Non so se c'è qualcuno che sta guardando la live in questo momento, però invito a quelle persone che stanno guardando di farsi un Toto Piloti e di scommettere su chi vincerà. Io non ne ho assolutamente la minima stracazzo d'idea. Però se dovessi puntare su qualcuno, io punterei su Nivers. Così magari succede un mega casino davanti, fanno degli incidentoni e Nivers è l'unico che si salva e vince. Da non a primo. Perché no? Ci starebbe. Però se dovessi essere più serio, il Cook non me la conta giusta. Puntiamo per il primo nella classifica, no? Puntiamo per il primo nella classifica. Cioè, se volete, c'è Gigi. Speriamo che non partano ora, perché io devo andarmi a prendere una bella bottiglia d'acqua. Cerco di fare veloce. Perfetto, il telecronista non ha mancato la partenza. Perfetto, tutto molto preciso, molto accurato. Chi è che sta entrando? Rolando Cristiano 933, lo facciamo gareggiare. Peccato, Rolando non gareggerà assieme ai nostri piloti. Un vero peccato. Beh, stiamo qui, ci raccontiamo qualcosa della giornata, nel mentre che la gara cerca di partire. Non me lo scrive nessuno che cosa ha mangiato a pranzo, che cosa ha mangiato a cena. Non c'è nessuno che può scrivere. Io mi sono mangiato una bella pizza, 13 euro per una cazzo di pizza familiare, non è possibile, per una margherita poi, non lo so, è meglio che me la faccio a casa la pizza. Non era manco molto buona, me l'ha portata fredda il fattorino. Ma chi dove è andato? Rolando? Rolando se n'è tornato in Spagna? Penso, non lo so. Di chi stanno parlando? Ah, di Gigi. Ah, non di Rolando, parlavano di Gigi. Mi sa che Gigi è crashato. Già da sto pomeriggio diceva di non avere una buona connessione. Speriamo che si riesca a fare la gara. Ma ora. Eh sì, molto ottimi. Speriamo che Remix riesca a riordinare a Gigi, a ripiazzarlo dove era prima, forse era quarto. Vediamo. Al momento Gigi manco si sta iscrivendo, manco sta mettendo la partecipazione. Forza RRM. E vediamo, minchia, siete
In quattro. Vi fate un 4RRM sui primi quattro posti. Allora, io penso che Niver si vinca. Tipo qualche strano incidente, tutti nel muro alla prima curva e passa Nivers. Così di botto. E magari vince, poi non lo so. È monopolizzata, si vede. Crash Cristo. Non lo so, aspettiamo adesso al remix. Vediamo cosa dobbiamo combinare. Gabrox, sempre se sei rimasto nella live, tu la compreresti mai una pizza a 13 euro? No, dai, vabbè, lasciamo stare, sta cominciando la gara. Credo. Ho visto tipo una partenza. Ah, no, no, l'ha riavviata. Per riordinare a Gigi. Comunque, dicevo, la compreresti mai una pizza margherita a 13 euro? Una pizza margherita familiare, la compreresti mai? Ti arriva pure fredda a casa. Intanto Gigi si scusa. Mi dovrò scusare io per tutte le inquadrature mancate che farò. Ma sti cazzi. No, Margherita 13 no. Se vabbè, boom, ci hanno sputato anche sopra. E non lo so, cioè, sarebbe un ingrediente in più, magari è per questo che costa 13 euro. Poi non ne ho idea. Certo. Un mio amico oggi si è andato a mangiare una bella pasta all'amatriciana al modico prezzo di 20 euro. Assurdo troppo. Ma non lo so. Perché sinceramente ci pensi che una pizza non è che è così costosa materialmente da creare, da cucinare. Cioè tu metti che in un'ora magari fai 10 pizze, ne fai di più di 10. Ma sono più di 120 euro. Massimo ti è la margherita 8 euro al massimo. E qua a Palermo te la vendono sui 14, sui 13 euro. Così è. Comunque per dire, 10 pizze sono più di 120 euro. Io non penso che, per assurdo, va bene, facciamo un'ora, 10 pizze. Non penso che in un'ora tu spendi 130 euro di luce e di gas. Per dire, ok, che devi pagare il fattorino. Che devi pagare quello che fa la pizza e tutto il resto. Però, cioè dai, dai. Cortina o Palermo PD? In che senso PD? Non capisco. PD? Sei del Partito Democratico? Che significa PD? Scusami, non lo capisco. Comunque io manco ho detto chi secondo me partirà con le medie, chi parte con le morbide, oh sti cazzi, parliamo di pizza. Dai, sta cominciando la gara. Go, dice Remix. Vediamo come comincia, vediamo come sussegue e vediamo come finisce. E che non parte più? Ma non ho capito. Mi prendono per i fondelli? È uscito qualcun altro? Sono un coglione! Sono un cazzo di coglione! Non è. Ok, perfetto, non è successo niente. Tutti accodati!
Va bene. Tutto tranquillo però, e vedo che c'è un pochino di confusione là davanti, magari è il momento perfetto per dire. Vediamo. Contatto tra Gigi e penso c'è. Tranquilli ragazzi, tranquilli, è solo l'ultimo giro. Tranquilli. Mi spiace Nivers. Io ho provato a gufare per te, ma non è andata come ho pensato. Mi dispiace. Però ti sei guadagnato due posizioni. Andiamo davanti, vediamo. C'è un bel. C'è un bel trenino. Si sono accodati tutti. Al momento li vedo tutti molto tranquilli. E meno male. Qua c'è Enzo che deve stare attento a non toccarsi col suo compagno di squadra. Piccolo contatto nel muro. Ah, una piccola scolata di Enzo, penso. Ok. Chi era? Di chi è stata la scolata? Penso Remix. Mamma mia. Mamma mia. Cosa sta succedendo in questo primo giro? Che confusione. Troppo confuso sono oggi. Va bene, si è stabilito. Si è stabilito il tutto. Chi è che è rimasto dietro? Matthew? Vedevo una freccetta. E niente, è stato un errore mio. È stato un mio errore. Pensavo ci fosse qualcuno molto dietro, ma in realtà non lo era. Vediamo che succede in questo secondo giro. Diciamo che sono rimasti tutti a trenino. Non è successo qualcosa di veramente discutibile. Vediamo. Allora, stavo guardando quelli che hanno solo Francia Palma, Matthews e basta, va bene, andiamo davanti, vediamo se. Eccoli. Un attacco da parte di Gigi. Vediamo. Mettiamoci in cofano view. Arriva anche Superfield, aspetta. Aspetta, si deve vedere tutta. Poi sbatto un pochino. Poi un pochino a muro. Ma fortunatamente non c'è stato chissà quale grave incidente. Un contatto di gara. Tanto dietro si sono allontanati di molto. Questo è un problema per Renato. Credo che sia per colpa, tra tante virgolette, di Franci Palmi, che quando nei box l'ha lasciato un pochino provvisto di uscire. Però è un problema perché là davanti, ok, che questo sta facendo con le mani. Vediamo dietro. Vabbè, Palmis e Matthews hanno le morbide. Vediamo, guardiamoli dalla vista di Remix. Vediamo questi tre. E vediamo se lui riesce ad avvicinarsi. Spero per lui che davanti si battaglino, in modo che potrà coglierne un vantaggio. Ma anche Enzo è dietro e sta tirando. Enzo avrà più trazione, è entrato più largo di Remix. Tanto davanti si sono intrenizzati, nel senso si sono fatti il loro trenino. Quindi questo. Hanno 18 secondi da Gigi, però sono senza scia. Non lo so quanto gli sia convenuto mettersi la media. Non lo so. Penso che Enzo qui farà qualcosina. Non so se guardare davanti o guardare Enzo. Fatemi vedere come sono combinato. Ah, mi guardo prima qua davanti. Arriva il Cook, si prende l'interno. Ma lascia passare a Gigi e contatto di Supercode che non poteva farci niente. Qua Enzo giustamente sorpassa all'inizio. Dovevo guardare avanti. Mi dispiace che ho fatto perdere questo meraviglioso sorpasso Enzo qui. Ci credo per mi tirare. Sto proprio guardando davanti. Tanto qui c'è Remix che non ci sta, che rimane dietro.
deve essere intelligente, deve mettergli solo pressione, fare la stessa cosa che ha fatto Enzo, ovvero per passarlo al primo turno. Pietro male, insomma, dai, vediamolo davanti, davanti li vedo vicini, vediamo, vediamo. Comunque che te fai il tempo veloce? No, l'ho visto il tempo di tutto, non il tempo veloce ce l'ha Gigi con due persone. Eccoli qua, le scaramucce di Gigi e il Cook. Le scaramucce, chi la spunta? Il Cook se ne va più interno, ma la trazione di Gigi lo aiuterà per la ripresa del primo posto. Tanto dietro si sono fatti il loro trenino. Perfetto, andiamo davanti. E qui che ci sono delle belle. Vediamoli. È Super Claude un 278 spalmato così con il coltellino, col burro e con i coltelli, non so se vedete che vediamo qua, sono belli appagati. Super Claude si mette al centro, questo sarà un po' un casino. Strind si accoda al Cook, Gigi non ce la fa, si toccano. Gigi tiene l'esterno, ma non può fare niente e si accoda. Ah, il Cook non è riuscito a scappare. Ha sbattuto un pochettino, vediamo dietro intanto. Ah, ma c'è qualcuno che è arrivato dalle retrovie, attaccato, sente la puzza di piombo dalle narici e dice no, aspetta, non ce la faccio più, non ce la faccio più. La puzza di piombo non mi si addice. Rivedremo un bel sorpasso da Nivers. No alla puzza del piombo. Comando. Qui Gigi sta soffrendo un pochino quel sorpasso di Superclub, però non è detto ancora niente. Ancora qui c'è un combattimento peggio, ne sono sicuro. Andiamo qua dietro, l'universo è molto vicino, però così va bene, è sempre in scia. Tanto qua dietro vediamo come sono combinati. Diciamo che ecco appunto Principal Mix e Matthews non è che stanno guadagnando molto, perché appunto loro sono scia. È andata così. Però siamo ancora al quinto giro. Ancora dobbiamo vedere. Il Cook si è avvicinato. Non molto. Gigi Shumi non si è avvicinato molto da questo percorso. Però l'importante è che resti lì. Potrebbe anche lasciarli combattere, lasciarli innervosire tra di loro e poi che ne si infila, gli fa marameo la pernacchietta. E mi sa che però lui la prima posizione è già ora, la vuole subito e si infila nell'esterno accanto a Superclub. Però penso che poterà per il momento. Magari vorrà provare a infilarsi verso il ponticello. No, si accoda, va bene. Ok, rimani dietro, stai calmo. Intanto Universe per distanza. E l'ho detto che mi piaceva la puzza di scarico, di piombo. Però Enzo rimane lì. Rimane lì. Vediamo. Io vedo che Universe un bel passo, gli altri come girano? Vabbè, qui sono sul 2,7 va alto, non lo so perché Nivers sta sul 2,8 e mezzo, non so. Però Gigi è lì,
cugino non ha mollato la corda. Gigi rimane dietro. Intanto là dietro cosa vedo? Onyx è ritornato. Un pochino nel muro. Ma va bene, non è successo niente. Ok, c'è un bel combattimento per la quarta posizione. Aperta, che bello! Mi sa che qui Enzo farà qualcosa. Qua davanti però non me lo... Mi sta... Non posso vedere. La priorità... Eppure vorrei vedere quello dietro, però... Vediamo, vediamo, vediamo. Dietro, vedi? E te lo vedi, guarda che c'è qua, aspetta. Già Gigi da sorpassare. E vorrebbe da... Da imprecare. E che succede qui? È Maria. È Maria Salvatore. E quanto siamo aggressivi qui. Aggressivissimi. Vediamo. Andiamo un po' di panoramica. Come si seguono. Guardiamo dietro. Sempre. Ah, mi sono sentito a posto un pochino. Perso un po' la corda. E davanti invece. Una minchia. Minchia, ma qui. Aspetta, un po' sorrisponde. Questi qui stanno. Aspettatelo, eh. Sono. Vicini, vicini. Certo, se devo dire, stanno perdendo tantissimo, eh. Quindi ce lo vedo un bel Nilix che li viene e li va ad affrontare. Secondo me qui il Cook se li mangia tutti e due per questa combinazione. Secondo me, eh. Certo, ha arrotondato troppo. Invece qui dietro. Peccato per Nivers. Uccelle 16, uccelle 16 si rende scherzando. È quello che prendo più vantaggio, perché ha solo 11 secondi. Ricordo che ci vogliono veramente pochi secondi per trarre il vantaggio della sosta iniziale. La sosta della sosta primitiva, insomma, sui 16 secondi, che potrebbe anche vincere CL16. Ma torniamo a parlare di questa bellissima gara, di questo combattimento. La Gigi lo chiude, perde un po' la corda e adesso li vedo molto più. Ah, si avvicina. Finato Ningress. Comunque, davanti li vedo molto più distanti. Aspetta, prima si sono fatti due giri in cui erano letteralmente scarico a scarico. Vediamo davanti, vediamo dietro allora. Vediamo Ningress che cosa ci combina. Se qua lo vedo nervosetto, lo vedo un po'. Io qua Enzo lo devo superare. È vero, un ga. Vediamo intanto davanti. C'è qualcosa? Allora, vediamo la staccata del Cook. E vedo se riesco a inquadrare magari la staccata di Nivers. Se mi sa niente staccata. No, vediamo dietro. Vediamo se Nivers fa qualcosa di magico. Va bene, è tutto tranquillo. Torniamo davanti. Gigi... Ah, mancano ancora 4 giri. Certo che devono cambiare le gomme. Però io li vedo anche loro due non molto tranquilli, quindi sicuramente ritorneranno. Guardalo. Guarda dal Cook, guarda dal Cook che svernicia Super Frog. Ma Super Frog non ci sta,
se la prende la scia. Il cook dice: dai, prendimi la scia, sono così gentile da parte. Allora si mette lo spazio. Acconsente, gli dice grazie. E sarà per un'altra volta. Per ora si accoda e dice: alla prossima ti prendo, non ti preoccupare. Ma grazie della scia. Avrà detto sicuramente questo da galantuomo, da gentiluomo. Antonino e si sorpassano. Bel sorpassino. Quello che è vicino. Sì, però là davanti pure c'è qualcuno che è vicino. Vediamo se fa qualche staccata strana. Li vedo veramente vicini. Per poco, ci voleva provare. Ci voleva provare. Là davanti che sta succedendo? Bene, Gigi non sta fruttando molto. Non gli sta fruttando molto questo combattimento a Gigi, peccato. Ma chissà, chissà. Io non dico niente perché potrei bufare e non mi va. Vediamo, aspetta, la staccata. Staccatina, la devo vedere la staccatina. Belli tranquilli, il cook va più largo, più trazione per il cook. Sembra che tagliandola si guadagna, ma in realtà è l'esatto contrario. Se vai largo, ottieni più trazione, ti dà più vantaggio nel dritto. Ovviamente se stai in scia, sti cazzi. Cioè, non è che cambiamo. Però Super Claude gli ritira la stessa moneta al cook. Gli dice: prego, si prenda la scia, messere. E il cook, galantuomo che è anche lui, acconsente. Il cook quindi prende l'esterno e lo chiude e ringrazia. Intanto qua dietro Nives, ma che fai? Peccato, mi era piaciuta. Un pochino troppo tirata, ma mi era piaciuta. Se riusciva era un bel sorpasso. Peccato. Non commentare. Andiamo avanti, non commentare. Cook ha tagliato la fune. E anche Enzo. E Gigi in tutto questo? Però potrebbe prendere a Superclub, eh? Non lo so, è tutto ancora aperto, cioè può succedere di tutto. Però io voglio rimanere a Enzo. Anivers. Aspetta, c'è qualcosa qui. C'è un Francipalmix. Però sono sempre distanti. Perfetto, qua ci sarà magari si calmerà un po' di più, però. Io pure sono il tipo da fare le staccate che ti buttano fuori, che ti fanno prendere i problemi, ti fanno perdere le posizioni. E non è che dico a me che non ci stia staccata. Ok, qui non penso che proverà a fare qualcosa, però il nostro grandissimo Nives prende tutto l'effetto della scia e lo chiude. Vediamo. Perfetto, ma penso che Enzo al prossimo giro gli darà di nuovo pamper focaccio, perché sta pista è così, tutto alla prima curva, tutto così. Oppure verso questa curva, sotto il ponte, qua si possono fare anche dei bei sorpassi.
ci vuole una precisione imma. Tanto qui, che sta succedendo? Peccato per CL16 perché poteva vincere. Aveva veramente quei pochi, erano 10 secondi, poteva vincere. Peccato. Qua principal mix. La strategia di Franci. È un vero peccato, ma qua davanti Rosso si ti avvicina, non lo lascia andare via. Detto per ora ti faccio pensare che te ne puoi andare via dalle mie grinche. Ma ora siamo tornate. Intanto Gigi ha perso un pochino la gola. Qui si è distaccato di molto Nivers. Una quinta posizione assicurata magari? Chi lo sa? Siamo qui, l'ennesima staccata, l'ennesima galanteria. Come si sfidano a duello fra persone civili col guanto di lattice. Ah, una piccola peccatina. Ma sono sempre lì, ci sta, sono tirati. Poi in questa pista è molto difficile stare in una traiettoria che non è quella ideale. Molto, molto difficile. Quindi andare a muro mentre si sta incollati assieme è molto facile. Guardiamo dietro. Vedo qualcosa tra CL16 e Franci Palmix. Tanto sto sempre attento a quei due là davanti con la mappetta. Vedi puliti. Mi dispiace ma devo andare davanti perché c'è una possibile staccata. No, niente, scherzavo, niente staccato. Ritorniamo indietro. Ritorna davanti nel rettilineo. Vediamo se ci regalano gioie, emozioni, tristezza, pianto, lacrime, sudore, sangue. Vediamo che cosa ci regalano col cerchetto pure. Niente, non ci hanno voluto regalare un cazzo. Puh. Ok, andiamo davanti. E qua entrano Super Claude e il Cook, vediamo, dietro, no, proprio no, non penso proprio che, e infatti, peccato per Franci Palmix, ha preso le decisioni. Era tutto perso forse, ma non mi ricordo, ma andiamo davanti perché. Qui si stanno giocando il tutto per tutto. Momento di silenzio. Momento inseguimento. Buonasera, dai Claude. Claude ha fatto una bella gara, ma anche il Cook. Ma aspetta, momento inseguimento, tutto tu. Concentration. Vediamo chi la spunta. Thank you.
fa la staccata. Qua la spunta chi esce più largo. E fa la scodata. E mi dispiace per il Cook, ma mi sa proprio, sa proprio che nella gara 3 Tokyo del Fast Ranking 2B Superclock vince la terza gara, fa pure un pochino di waving e vince Superclock. È una bellissima gara, giocata assieme al gusto, a principale, vabbè, principale mix terza, si è superato anche qui. Bellissima gara, mi è piaciuto. Nives sesto, speravo nella distruzione di massa, speravo in diversi primi, avrei perso 100 euro se avessi scommesso con Nives. Però è stata una fantastica gara. Ah. Che stress. Mi è piaciuta questa sessione. Ah. Bene, posso concludere qui la stream. È stata una bellissima gara. Mi congratulo con gli RRM, con Supercode, con Franci Palmix che hanno fatto una bella gara. E anche col Cook. Col Cook che è stato magnifico. Peccato per Gigi che poteva anche combattere. Poteva combattersela. Comunque, vi auguro una buona serata a tutti.